Marianna Ferrara, neo campionessa d'Europa di pallavolo femminile con il Casalmaggiore Pomì, è ritornata in questi giorni a Mercato San Zerino presso il centro sportivo San Lorenzo per rivedere i genitori, il tecnico Vito Ferrara e la madre Anna Maria Orefice. Ecco, cosa ha significato per te, giovanissimo, appena 19 anni, salire sul tetto d'Europa di campionessa europea di pallavolo femminile? Beh, innanzitutto una grandissima soddisfazione, perché vuol dire che a lavorare, a crederci nei propri sogni, alla fine si realizzano. E poi tanto la soddisfazione anche per chi mi è sempre stato accanto e per chi mi ha aiutato ad arrivare qui dove sono ora. E chi è stato e chi ti è stato accanto? Prima di tutto mio papà, mia mamma, i miei genitori, la mia famiglia che mi hanno sempre supportato, anche lontano da casa. E poi chi nel bene e nel male della vita ho conosciuto e mi ha aiutato a diventare quello che sono. Ecco, tu sei cresciuta e nata pallavolisticamente qui a Mercato San Zerino e poi hai fatto varie esperienze in varie zone d'Italia. La differenza tra qui al sud e lì al nord, non solo come struttura. Sì, su è una mentalità completamente diversa per quanto riguarda lo sport. Si cerca anche nel piccolo, perché comunque siamo in Italia, però di valorizzare comunque chi si mette in luce dal punto di vista sportivo, mentre qui al sud si tende a non emarginare, ma non si dà il giusto valore allo sport e a quello che si potrebbe arrivare a fare grazie ad esso. Adesso quali sono i tuoi obiettivi futuri? Io cercherò sempre di migliorare, perché nella vita si può sempre migliorare e niente, vedremo un po' come andranno, però non mi pongo né limiti né paletti, prendo quello che viene, cerco di trarre il meglio. La tua vita al di fuori della pallavolo lì in Lombardia, in provincia di Cremona, mi pare? Sì. Ma allenandosi due volte al giorno di tempo libero ce n'è poco, però di pausa, diciamo, ne approfittavo per riposare o per prendermi cura un po' di me, cosa che non ho fatto in questi anni, negli anni dietro. Ecco, la gente vuol sapere, ecco, dall'esterno, giocare con grandi campionesse, non solo italiane, anche straniere, cosa si prova, cosa si sente? È un grande onore, perché sono giocatrici che ho sempre visto fino all'anno scorso solo in TV, però allenarsi con loro si può imparare tanto, dal momento che sono grandi giocatrici sia a livello tecnico che tattico, ma sono anche grandi persone, quindi mi hanno aiutato molto ad ambientarmi e a entrare nell'ottica pallavolistica. Ecco, un'ultima domanda e chiudiamo, una curiosità. L'icona della pallavolo femminile italiano è la Piccini. Ecco, com'è la, non solo tecnicamente, ma come persona, come donna? È una ragazza carinissima, molto semplice e è un po' introversa, sta molto sulle sue, però mi ha aiutato tanto sia dentro che fuori al campo. E è una ragazza tranquilla che sa stare con gli altri, sa aiutarti, sa scherzare. Normale. Sì. Grazie.